Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, lo faccio dalla mia postazione, il mio letto della montagna, no? Vedete, io sono in vacanza, questa è la mia camera e quindi non ho ancora preparato la telecamera, per cui lo faccio con il cellulare, se non so, fatto 2 o 3 volte e è buona, ma i prossimi video sicuramente cercherò di farli con la telecamera perché come vedete non è proprio una gran cosa farli col cellulare. Comunque. Ah sì, la Juve perde 3-1 con Real Madrid, prima sconfitta in questa tournée americana. C'è poco da dire, Real più avanti nei condizioni, con tutti i titolari e con tutte le riserve di titolari a disposizione. Noi tante assenze, soprattutto davanti, alla fine pesa, pesa. Centrocampo palesemente fuori condizione. Io non vedo l'ora di vedere Kan, ma di vederlo soprattutto in forma, perché quello che abbiamo visto in questo torneo, in questi 2 tornei, tranne l'ultimo Kan, cioè quello che si è visto l'altra volta, che comunque stava facendo del qualcosa di meglio, ma comunque un giocatore palesemente fuori condizione. Come fuori condizione Pjanic e come fuori condizione Khedira. Khedira forse è quello più giustificabile perché è arrivato a lavorare 2 settimane dopo degli altri per via dei mondiali. Pjanic è un giocatore che quest'anno, in queste tournée, sta dimostrando di essere fuori condizione. Ci sta, sicuramente i carichi sono importanti, a differenza di un Real che arriva un pochino meglio a livello fisico, e poi vedremo insomma come andranno le cose chiaramente dalla prima partita ufficiale che è quella che tutti aspettiamo. E questa squadra sicuramente è forte. Questo risultato è un risultato non veritiero, un risultato estivo. Ricordo che l'anno scorso abbiamo perso 3-0 col Barcellona e poi se poi col Barcellona secondo me abbiamo fatto vedere, non contro il Barcellona, ma nella stagione una grande differenza con quella partita. No, 3-1 anche quella era finita, adesso ci penso. Finisce 3-1 con alla fine tutte le reti del Madrid perché anche il gol della Juve è un autogol di Carvajal. Dunque la Juve non potrà più vincere la Champions Cup, ma questo era ovviamente relativo, l'ho detto da subito. E per quanto riguarda in sé la partita, secondo me la Juve ha fatto anche una buona anche partita, considerando la condizione precaria, abbiamo preso anche una traversa. E alla fine il risultato di 3-1 che ci sta, forse il 3-2 sarebbe stato più giusto, ma cambia veramente poco. Chiudiamo qua con Real che batte Juventus 3-1. E io vi saluto e do appuntamento con i prossimi video qui dalla Val di Sole. Ciao!